Lucia, non ci possiamo più sposare. Ehi, come sarebbe a dire? È perché Don Abbondio, il frate che ci deve sposare, è scappato via. In che senso? È perché è stato Don Rodrigo, quello che ti vuole tutta per lui, no? Non vuole che ci sposiamo e l'ha minacciato di morte. Ma è proprio un cacasotto quel Don Abbondio. E adesso che facciamo? Non lo so, ho parlato con Fra Cristoforo, io ha detto che ci dobbiamo dividere praticamente. Dobbiamo scappare. Io devo andare a Milano e tu andrai dentro un convento. E come sarebbe a dire in un convento? Ma ci metti in un convento? Ehi, mi fate uscire da qui dentro, per favore. Senti, non guardarmi con quella faccia, monaca di Monza, ok? Te la sei fatta con tutti, non è vero? Non vorrei fartela anche con me, brutta pervertita. Ehi, sono libera, posso uscire? Ehi, grazie, innominato. Io non ce la faccio più. Prima la rivolta del pane, adesso c'è la peste. Ehi, ma tu che sei finito, Renzo? Io lo so che non ti incontrerò mai più, lo so. Lucia, dove sei? Non ti vedrò mai più. Senti, bello, non mi toccare che mi contagi. Levati con quei buboni. Lucia. Renzo. Sì, lo vedo che sei molto felice, Renzo. Anche il tuo amichetto lì sotto. Senti, ti conviene tenerlo a bada, ok? Non possiamo fare più niente. Ho fatto un voto di castità. Non ti preoccupare, parlerò con Fra Cristoforo. Lui scioglierà il tuo voto di castità e ci sposeremo. E vissero tutti felici e contenti.